bambine, buongiorno bambini, buongiorno grandi e buongiorno piccini. Buongiorno proprio a tutti, a quelli grossi e a quelli asciutti. Voi vi chiederete perché sono così chic stamani. Sono così chic perché vi devo raccontare una storia su un re, il re Mida. Ma oh! Dove sarà il mio campanello? Eccolo! In verità ce l'avevo vicino, ma vi volevo far vedere la mia bella borsettina, quanto mi piace. Ora la metto via. Tra, qui. Allora, la storia che leggeremo oggi è la storia del re Mida. Eh sì, sempre scritta dal nostro amichetto, da Gianni Rodari. Ecco qui, il re Mida. Il re Mida era un grande spendaccione. Tutte le sere andava a feste e balli, finché si trovò senza un centesimo. Andò dal mago Apollo, gli raccontò i suoi guai e Apollo gli fece questo incantesimo. Tutto quello che le tue mani toccano diventeranno oro. Il re Mida fece un salto per la contentezza e tornò di corsa alla sua automobile, ma non fece in tempo a toccare la maniglia della portiera che subito la macchina diventò tutta d'oro. Ruote d'oro, vetri d'oro, motore d'oro. Era diventata d'oro anche la benzina. Così la macchina non camminava più e bisognò far venire un carro col buoi per trasportarla. Appena a casa, il re Mida andava in giro per le stanze, a toccare più cose che poteva: tavoli, armadi, sedie, e tutto diventava d'oro. A un certo punto ebbe sete e si fece portare un bicchiere d'acqua. Ma il bicchiere diventò d'oro, l'acqua pure, e se volle bere dovette lasciarsi imboccare dal suo servo col cucchiaio. Venne l'ora di andare a tavola, toccava la forchetta e diventava tutta d'oro. E tutti gli invitati battevano le mani e dicevano: Maestà, maestà, toccatemi i bottoni della giacca! Maestà, toccatemi st'ombrello! Il re Mida li faceva contenti, tocca qua, tocca là, ma quando prese il pane per mangiare, anche quello diventò d'oro. E se volle cavarsi l'appetito, dovette farsi imboccare dalla regina. Gli invitati si nascondevano sotto il tavolo a ridere. E il re Mida si arrabbiò, ne acchiappò uno e gli fece diventare d'oro il naso, così non poteva più soffiarselo. Venne l'ora di andare a dormire, ma il re Mida, senza volerlo, toccò il cuscino, toccò le lenzuola e il materasso e diventarono d'oro massiccio ed erano troppo duri per dormirci. Gli toccò di passare la notte seduto su una poltrona, con le braccia alzate per non toccare niente, e la mattina dopo era stanco morto. Corse subito dal mago Apollo per farsi disfare l'incantesimo, e Apollo lo accontentò. Va bene, gli disse, ma stai bene attento, perché per far passare l'incantesimo ci vogliono 7 ore e 7 minuti giusti. E in questo tempo tutto quello che toccherai diventerà cacca di vacca. Il re Mida se ne andò tutto consolato e stava bene attento all'orologio per non toccare niente prima che fossero passati 7 ore e 7 minuti. Purtroppo il suo orologio correva un po' più del necessario e andava avanti di 1 minuto ogni ora. Quando ebbe contato 7 ore e 7 minuti, il re Mida aprì la macchina e ci montò subito. E subito si trovò seduto in mezzo a un gran mucchio di cacca di vacca!
Eh sì. Perché mancavano ancora 7 minuti alla fine dell'incantesimo. Chissà che puzza! Allora, che cosa ci racconta questa storia? Uno, che col solo denaro non si vive, questa è la cosa proprio più evidente, non si può mangiare l'oro. E poi che l'impazienza a volte non è tanto una buona cosa, non porta a niente di buono. E quei 7 minuti, e aspettali ormai, no, mannaggia. Bambini e bambine, perché non facciamo un disegno del nostro Remida che tocca qua, tucca, 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 trasformava tutto in oro? Possiamo mandarlo a melagioco.badia@gmail.com, così almeno potremmo pubblicarlo sulla pagina Facebook dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella. Ora, io però, scusatemi, mi rimetto tutte le mie cosine perché mi sento parecchio chicche. Guarda, mio ma chicche! Giù! Da Silvia Martini del villaggio degli Awawa, Awawa.